Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi, in questo video vi andrò a parlare di quello che sarà l'intero precampionato del nostro Napoli. Ricordiamo che il precampionato del Napoli comincerà proprio domani mattina con l'intera squadra che si radunerà a Napoli all'Hotel Vesuvio. E all'Hotel Vesuvio si terranno i vari test medici per tutti i calciatori della nostra rosa che martedì 10 luglio partiranno per il ritiro di Di Maro. A differenza degli anni scorsi, il raduno non ci sarà a Castelvolturno perché a Castelvolturno stanno facendo dei lavori di manutenzione che poi dovrebbero essere completati poco prima dell'inizio del nuovo campionato e quindi speriamo che questi lavori di manutenzione migliorino le condizioni della struttura lì a Castelvolturno. Come detto, la partenza per il ritiro di Di Maro è prevista per martedì 10 luglio e come sempre il ritiro di Di Maro durerà ben 20 giorni, dal 10 luglio al 30 luglio. E io, come vi ho già detto più volte, sarò presente a Di Maro dal 20 al 25 luglio e quindi per 5 giorni ho la possibilità di vedere i primi allenamenti del Napoli targato Carlo Ancelotti, di vedere all'opera tutti i nostri calciatori che andranno lì in ritiro a Di Maro e in più di vedere all'opera anche tutti i nuovi acquisti. E poi ragazzi, lì oltre agli allenamenti è sempre davvero molto bello andare a Di Maro. La sera lì in piazza ci sono le varie televisioni che organizzano le loro trasmissioni. Poi, come sempre, dopo gli allenamenti ci sono i calciatori che si concedono a foto ed autografi. Poi si tengono sempre anche le varie amichevoli e quindi questo qui del ritiro estivo a Di Maro. E ogni estate un evento davvero molto atteso sia da tutti noi tifosi del Napoli, sia dai cittadini di Di Maro che davvero in questi 8 anni si sono innamorati di Napoli. Chi già mi seguiva l'anno scorso ricorderà che anche l'anno scorso sono stato il ritiro a Di Maro e se andate a vedere ho fatto davvero tantissimi video l'anno scorso da lì. Se andate a vedere ho proprio la playlist del ritiro estivo del Napoli della scorsa stagione e se vi va andatevi a vedere quei video. Scusate se la qualità non era un granché, ma lì ero davvero agli inizi, non avevo neanche 100 iscritti. Comunque, molto probabilmente il mercoledì 11 luglio, ovvero il secondo giorno nel quale il Napoli sarà presente lì, si terrà la conferenza stampa dove Carlo Ancelotti si presenterà come nuovo allenatore del Napoli. Ricordiamo che inizialmente la presentazione di Ancelotti era prevista per il 9 luglio a Castelvolturno, però ora, visto che a Castelvolturno stanno facendo i lavori, non è possibile fare lì la presentazione e quindi, anche se non c'è ancora nulla di ufficiale, molto probabilmente la presentazione di Carlo Ancelotti si terrà mercoledì 11 luglio nel Teatro di Di Maro. Mentre poi la prima amichevole in ritiro si giocherà sabato 14 luglio, dove il Napoli sarà protagonista di un triangolare con le due formazioni di Lega Pro, Gozzano e Pisa. Questo triangolare si terrà nel campo di Carciato, frazione di Di Maro, dove è situato il campo dove il Napoli si allena. E
E quindi, come sempre nei triangolari, giocheremo due partite nella stessa giornata, ma saranno due partite di 45 minuti, una con il Gozzano e una con il Pisa. Il Gozzano è una squadra piemontese che ha appena conquistato la promozione in Lega Pro, mentre il Pisa, anche una squadra di Lega Pro, però la scorsa stagione è andata davvero vicinissima alla promozione in Serie B. E comunque, come primi test, anche amichevoli con squadre di Serie C possono essere dei buoni test e possono far iniziare a capire quelle che sono le condizioni fisiche e tattiche della squadra. E poi la seconda amichevole si terrà domenica 22 luglio, però non a Di Maro, ma allo stadio Bryamasco di Trento. E così come gli altri anni, le amichevoli serali non si giocheranno a Di Maro perché lì non è presente l'impianto di illuminazione, ma si giocheranno a Trento. E io, in occasione di Napoli-Carpi, sarò presente a Trento. E ovviamente, così come la squadra, per quella sera mi sposterò da Di Maro a Trento per andare a vedere questa amichevole tra noi e il Carpi. Carpi, come tutti sappiamo, squadra che milita in Serie B. Ricordiamo che anche l'anno scorso giocammo a Trento un'amichevole con il Carpi dove vincemmo per 4-1. Mentre poi l'ultima amichevole si terrà ancora una volta allo stadio Bryamasco di Trento domenica 29 luglio contro il Chievo. E anche l'anno scorso giocammo contro il Chievo a Trento, partita che finì 1-1. Chievo che farà il suo ritiro a Peio, località del Trentino abbastanza vicina a Di Maro, e quindi il Napoli, come sempre, così come l'anno scorso, si è organizzato in amichevoli con Carpi e Chievo che fanno il ritiro nelle vicinanze. E poi, come detto, il ritiro terminerà il 30 luglio. E quindi, poi, molto probabilmente, squadra che tornerà per un paio di giorni a Napoli e poi partirà per una, diciamo, una mini tournée all'estero. Perché ricordiamo che il 4 agosto ci sarà Napoli-Liverpool, partita che si giocherà a Dublino alle ore 18 italiane. E quindi sarà davvero una partita molto interessante e molto probante contro il Liverpool, squadra, ricordiamo, vice campione d'Europa. E quello, diciamo, è il primo vero grande test che il Napoli di Ancelotti sosterrà. Mentre poi il 7 agosto in Svizzera a San Gallo si terrà un'altra bellissima partita e ci sarà Napoli-Borussia Dortmund. Mentre poi l'ultima amichevole si terrà l'11 agosto in Germania contro il Wolfsburg. E quindi Wolfsburg-Napoli, amichevole che si terrà nello stadio della squadra tedesca, sarà l'ultima amichevole prima dell'inizio del nuovo campionato. Campionato che comincerà il 18 agosto. Ovviamente il 18 agosto è sabato e si terranno i primi due anticipi, poi bisognerà vedere se giocheremo il 18 o il 19 agosto e soprattutto contro chi giocheremo, ancora non è stata ufficializzata la data, nella quale si terrà il sorteggio dei calendari. E quindi, ragazzi, il ritiro già potremmo iniziare a capire il modulo che verrà utilizzato da Carlo Ancelotti. Si parla del 4-3-2-1, si parla del 4-2-3-1, si parla anche che potrebbe continuare così come avevamo finito con Sarri con il 4-3-3.
Ricordiamo che i calciatori del Napoli che hanno disputato il mondiale non verranno dall'inizio a Di Maro. Mertens non verrà proprio visto che con il suo Belgio è arrivato in semifinale e poi inoltre sicuramente dovrebbe giocare una finale o quella del terzo posto o la finale per il primo posto e quindi Mertens sicuramente non sarà presente. Mentre Koulibaly, Milik, Zielinski e Mario Rui dovrebbero arrivare intorno al 20. Koulibaly, Milik e Zielinski sicuramente dovrebbero arrivare intorno a quei giorni, il 20, quindi insieme a me anche io arriverò il 20, mentre Mario Rui probabile che arrivi tra il 22 e il 23 luglio, visto che il suo Portogallo è stato eliminato ed ha concluso la sua avventura al mondiale un paio di giorni dopo rispetto a Polonia e Senegal. Quindi ragazzi, sarà davvero molto interessante, come detto, vedere il ritiro. Sarà molto bello vedere le varie condizioni fisiche, dei calciatori della nostra rosa. Sarà anche molto interessante vedere, il modo di organizzare un allenamento da parte di Carlo Ancelotti. Poi ovviamente vedremo all'opera anche i nuovi acquisti, Fabian Ruiz, Meret, Karnezis, Verdi. Poi sarà anche interessante vedere calciatori come Inglese, Ciciretti, giovani come Luperto, Roberto Insigne, se non verrà ceduto prima. Quindi, come sempre, davvero molto interessante seguire la preparazione estiva del nostro Napoli. E poi, ovviamente, saranno degli ottimi test le amichevoli che giocheremo, soprattutto le ultime due contro Carpi e Chievo. Però bisogna dire che nessun test sarà contro squadre dilettanti a differenza degli anni scorsi, perché giocheremo il triangolare con due squadre di Lega Pro e poi giocheremo le ultime due amichevoli con Carpi, squadra di Serie B, e con il Chievo, squadra di Serie A. E poi saranno davvero bellissime le tre amichevoli che si terranno all'estero contro Liverpool, Borussia Dortmund e Wolfsburg. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli!